Il film di oggi è Quella villa accanto al cimitero di Lucio Fulci. Questo film, uscito nelle sale cinematografiche nel 1981, è, la terza e ultima parte della cosiddetta trilogia della morte. I precedenti film sono, Paura nella città dei morti viventi e L'aldilà. A unire questi tre film, oltre all'attrice protagonista Catriona McCall, è anche una caratteristica, una componente sanguinaria, romantica e visionaria, che è poi appunto una caratteristica dei film di Lucio Fulci, tanto da fargli guadagnare l'appellativo di poeta del macabro. Di questi tre film, Quella villa accanto al cimitero è quello dove Fulci raggiunge proprio il massimo livello del suo lirismo macabro romantico. La trama del film vede la famiglia di un ricercatore universitario trasferirsi in una piccola cittadina americana per proseguire le ricerche di un suo collega, suicidatosi dopo aver ucciso la moglie. Il figlio del ricercatore, il piccolo Bob, in seguito a delle terribili visioni premonitorie, implora il padre e la madre a non partire. Ovviamente a questo bambino non verrà dato ascolto e la famiglia appunto si trasferisce in un piccolo appartamento. Qui mi fermo perché ovviamente trattandosi comunque di un horror ma con una forte componente base thriller, non voglio rovinare la sorpresa a chi vorrà poi recuperare il film e vederlo. Dei tre film, Quella villa accanto al cimitero è quello che ha incassato maggiormente. E una piccola curiosità, questo film non è passato mai in televisione, poiché uscito con un divieto ai minori di 18 anni. Questo film, il divieto a questo film non è stato mai abbassato ai 14, che come sappiamo è il limite massimo per un passaggio televisivo. Aggiungo inoltre che per chi volesse recuperare e vedere questo film, attualmente c'è una versione ovviamente in italiano, libera per tutti, gratuita su YouTube. Basta digitare Quella villa accanto al cimitero film completo su YouTube ed è disponibile.